Aveline! Io... Gerald, sembra che tu abbia visto un fantasma. Ho lasciato Chichen Itza non appena ho potuto. Quindi tu hai... avuto successo? De Ferrer... ora non ci darà più noia. Ma la faccenda non è finita. Esatto. Anch'io ho molto da dirti. Gli spagnoli ora appoggiano la nostra causa. Le nuove leggi ti aiuteranno a salvare gli schiavi. Potrebbe essere che per la prima volta preferirò la casa alla lotta. Con te qui sembra tutto come prima. Temo che dovrò rovinare il tuo ritorno parlando di affari. Ci sono state attività sospette. Uomini in divisa spagnola seminano il panico nella palude. Ancora? Pensavo che gli interessi spagnoli coincidessero coi nostri. Per questo è tutto così... strano. Che lavorino in segreto per... È quello che dobbiamo scoprire. Ho una traccia. Un informatore ha visto un uomo corrompere dei soldati in città. Per chi? Indagherò io. Aveline, non dimentichi qualcosa? Ti prego, Gerald, non è il momento. Io volevo solo darti... Grazie. Quanto mi mancava. Yeah.
Comunque sia. Salut, Fabien. Ho sentito che sei rinato in un'intera compagnia. Sì, in una pianta giovane. Ho sentito che hai sterminato l'intera famiglia fino ad oggi in una pianta giovane. Hey, bonjour. Come potete vedere, il mio padrone sa essere molto, molto generoso. Così sembra. Allora vi unirete a noi? Sì. Addosso! Una donna deve averla aiutata. Pourquoi tant d'empressement? Oh!
Signor, forse sottovalutate la vasta tortuosa distesa della palude. Lo ripeto, mi servono uomini per poterla controllare tutta. Reclutate l'intero esercito spagnolo, se necessario. Vostro in totale discrezione. Vázquez. Vázquez? De Ferrer parlava di lui a Chichen Itza. Che sia l'uomo della compagnia. Devo avvisare Agatea e i contrabbandieri.